Salvo! Papà Salvo, guarda là sotto! Guarda là sotto, papà Salvo, no! Il vulcano ha eruttato ben 7 volte. Tutta terra, ragazzi, è tutta terra dell'Etna! Guardate quello che è successo. No, vabbè. Martini! Martina! Ragazzi, ragazzi, c'è stata un'altra scossa, ok? Devo ripulire, guardate l'ombrellone! Un'allerta, ok? Dobbiamo restare barricati in casa per il tetto. Guarda il tetto, guarda. No, vabbè. Lo sapevo io. Ragazzi, siamo in macchina e stiamo scappando perché c'è una nube incredibile. Guardate là sopra, ok? Quelle non sono nuvole di pioggia, ma attenzione, sì, sono nuvole di terra. Guardate, vi faccio vedere. Guardate ragazzi, guardate, sono delle nuvole di terra, lì abbiamo l'Etna, ok, che sta eruttando e sta piovendo della terra. Guardate che c'è per strada, questa qua è tutta terra lavica, terra vulcanica. Ragazzi, una nube incredibile. Ragazzi, praticamente sta piovendo, ok? Noi sentiamo un rumore assurdo, adesso scendo dalla macchina. Ma guarda che polvere che si sta alzando. No, ragazzi, guardate. Allora, ragazzi, adesso scendo dalla macchina e vi faccio sentire il rumore della terra. Guardate, cioè, è impossibile, guarda. No, ragazzi, guardate! Guardate, questa è tutta terra, ragazzi, è tutta terra dell'Etna. Non possiamo uscire dalla macchina, non si può stare per strada, ai bordi della strada, è tutta terra! E quelle sono le nuvole piene di terra, sta cadendo un sacco di terra! Ragazzi, scendo, ok? No, vabbè ragazzi, non so se la vedete, guardate. Guardate un po', cioè guardate, questa è la terra e praticamente cade dal cielo, guardate, perché arriva proprio dall'Etna, ok? Si è creata una nube incredibile e non posso stare fuori, rientro, ragazzi, dobbiamo riuscire a tornare a casa. Allora, i bambini sono un po' preoccupati perché praticamente non possiamo camminare per strada in quanto ci riempiamo di terra. Dovevamo andare al parco, ma purtroppo non si può fare più niente. Abbiamo chiamato anche i vigili e ci hanno detto che è tutto bloccato, tutto pieno, intasato di terra vulcanica, terra lavica incandescente. TGCOM 24. L'Etna, considerato il vulcano più attivo d'Europa, è eruttato ben 7 volte. Papà Salvo, guarda là sotto, papà Salvo, no! Quella nuvola di terra nera sta arrivando verso di noi, guardate. Presto, guardate là sotto, guardate. Spostiamoci subito. No, vabbè ragazzi, una terra così non si vedeva da secoli. Ragazzi, è una cosa incredibile. La montagna è scomparsa praticamente. La montagna è praticamente... Dietro questa nuvola c'è l'Etna che è completamente offuscata dalla nuvola. Andate da quella parte, è pienissimo. Amore, niente, stai tranquillo, non succede niente di che. Ragazzi, sono sconvolta perché io sono appena tornata dal veterinario, ok? Perché il gattino stava poco bene. Comunque abbiamo trovato questa situazione uscendo fuori casa cioè uscendo fuori dal veterinario. E praticamente adesso stiamo cercando di tornare a casa. Attenzione, papà Salvo, attenzione. Ok, ragazzi, è molto rischioso. Dobbiamo stare attenti e dobbiamo camminare piano, perché con la terra dell'Etna praticamente se corri con la macchina, a parte che non si corre mai, ma comunque dobbiamo proprio camminare pianissimo, perché dando una frenata potremmo arrivare addosso a un'altra macchina. Il fondo diventa scivolosissimo, sdrucciolevole. No ragazzi, allora state tranquilli. No, vabbè ragazzi, non oso immaginare quello che troverò a casa. Quello che troveremo a casa, e il terrazzo sarà colmo di terra fra poco, ve lo faremo vedere. Guardate ragazzi, avete sentito come è stato? La lava è... No ragazzi, avete sentito il vuoto? Allora, bambini, state tranquilli. Un'ora dopo. Ragazzi, siamo appena tornati a casa per entrare, è stato veramente difficilissimo, ok? Ci siamo fatti lo shampoo, ho fatto lo shampoo anche ai bambini, papà Salvo sopra che si sta facendo una doccia perché siamo veramente pienissimi di terra, ok? Ma... Sentite il rumore! Ragazzi, sta
cadendo ancora terra. Ragazzi, usciamo fuori e vediamo quello che è successo, ok? Andiamo fuori, venite con me. Ragazzi, ho veramente il terrore ad uscire fuori. No, vabbè ragazzi, è pieno di cenere dappertutto, di cenere vulcanica dappertutto. Ragazzi, venite con me, guardate quello che è successo, venite. Guardate ragazzi, guardate. No, ragazzi, ragazzi, è pienissimo di terra. Guardate, non si può camminare assolutamente. Allora, devo andare a recuperare nell'immediato una scopa e iniziare a togliere tutta la terra da qui, perché veramente non si può camminare fuori. E non oso immaginare come sarà il terrazzo. Tra poco ve lo farò vedere, ok? Perché c'è veramente la cenere altissima. Ragazzi, guardate, guardate tutte le casette delle tartarughe, sono piene, piene, piene di terra. No, vabbè ragazzi. Allora, no, anche l'acqua, no. Ma dove sono finite le tartarughe? Poverine, si saranno nascoste. Va bene, ok. Brenda, Brenda, stai tranquilla che adesso ripuliamo tutto. Ok, vado a prendere la scopa sotto. Ragazzi, è una cosa incredibile. Anche le piante, poverine, sono appassite tutte perché sono piene, 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 piene di terra. Allora, iniziamo a spazzare. No, vabbè, ma qui, allora, ragazzi, qui ci vorranno giorni per ripulire tutto. È veramente un danno incredibile. Allora ragazzi, ho appena finito di pulire qua fuori. Adesso scendiamo sotto nel terrazzo. Ragazzi, sono stanchissima, ci saranno 40 gradi, siamo in pieno luglio e cade cenere dall'Etna, da tutti i lati, dal vulcano. Allora bambini, state un attimino qui. Martina, per cortesia, devo scendere sotto a ripulire il terrazzo. Mamma, cosa hai detto? E cosa è successo, amore mio? Sta cadendo la cenere, tutta la terra dell'Etna, la cenere del vulcano, è esploso il vulcano e sta cadendo tutta la cenere. Ma non ti preoccupare che adesso ci pensa la mamma. Ragazzi, sto per aprire il cancello, fuori c'è veramente una cosa incredibile mai vista prima, ragazzi. No, ragazzi, ragazzi, non si può guardare, non so come dovrò fare a ripulire tutto. No, ragazzi, è tutto sommerso dalla cenere. Aspettate che apro e vi faccio vedere, ok? Ragazzi, no! Guardate! No, vabbè! Guardate, ragazzi, addirittura ci sono le impronte dei gatti! Guardate! Guardate! Guardate qui! Guardate qui ragazzi. Allora ragazzi, sicuramente è passato un gatto che voleva mettersi al sicuro, voleva andarsi a riparare. È passato da questa parte, infatti ci sono le impronte. No, vabbè, guardate, addirittura, addirittura delle impronte di uccelli. No, anche gli uccelli poverini che sono andati a riparare perché è caduta la cenere all'improvviso. Ragazzi, per fortuna noi eravamo già arrivati a casa quando è successo tutto questo. Però adesso devo controllare se ci sono danni anche al piano di sopra, dalla parte del giardino. Veramente mi metto le mani nei capelli, non so da dove iniziare. Oh, ragazzi, guardate! Qualcuno ha anche scritto di seguirci e lasciare un like. Ma chi sarà stato, ragazzi? Qualcuno è entrato nel terrazzo. Ma dai, poverino, qualcuno che si voleva riparare, perché qui abbiamo la vittoria. Allora, ragazzi, la situazione è veramente difficile. Guardate anche la cuccia del cane. Ho dovuto smontare tutte le cose. Guardate qui. Scusate, mi sa che mi sta salendo tutta la sabbia, tutta la cenere, la terra, e mi sta venendo anche un'allergia. Ragazzi, ragazzi, allora è meglio che salgo sopra e vado a bere un po' d'acqua. Guardate qui prima, guardate qui prima, vi faccio vedere una cosa. Guardate, guardate. No, ragazzi, tutta la terra, tutte le parti. Va
bene, che faccio? Provo ad aprire l'acqua? No, perché qui mi metto uno sforzo. Ragazzi, qui non ho ancora finito, ma intanto saliamo sopra in giardino e vediamo in che condizioni sono la piscina e l'esdraio, l'ombrellone. Saliamo sopra perché veramente ci sarà un giardino disastrato. Ok? Tranquilli. È stata soltanto una scossa di terremoto perché c'è il vulcano in eruzione, ma non abbiate paura. Allora, bambini. Ehi, Martina, ci sei? Martina. Martina, non essere paralizzata dalla paura. Martina. Ragazzi, devo andare a vedere fuori che cosa sta succedendo, perché ci sono i cani, ci sono gli animali, dobbiamo metterli al sicuro. Bambini, state qui, non vi muovete. Ragazzi, guardate quello che c'è qua. No, vabbè. Ma ci sono impronte pure qui? Ragazzi, veramente c'è tanto lavoro da fare, a parte le scosse che mi sono preoccupata. Vediamo come stanno i cani. Brenda, Brenda, tutto a posto, Brenda. Ehi, stai tranquilla, stai tranquilla, ok. Ragazzi, ragazzi, c'è stata un'altra scossa, ok? Guardate l'ombrellone più genera. Andiamo a vedere da quella parte il vulcano. Venite, guardate. Ragazzi, veramente tutto pieno di terra come non mai. Continua a cadere cenere dal vulcano che è in eruzione. È anche pericoloso perché ci sono delle scosse. Qui ci troviamo a Catania ed è molto pericoloso, guardate. Quante cenere, ragazzi, guardate, guardate. Raga, qua c'è tutto da ripulire. Guardate l'ombrellone. Ragazzi, io non so come dovrò fare per ripulire questo ombrellone. 5 minuti dopo. Ragazzi, sono rientrata dentro perché i bambini sono veramente spaventati. Tra poco arriverà Papà Salvo e andremo in macchina, vi faremo vedere anche come è conciata la macchina, perché dobbiamo andare con la macchina, dobbiamo andare a fare la spesa perché c'è un'allerta, ok? Dobbiamo restare barricati in casa per i prossimi giorni, quindi faremo un po' di spesa e resteremo in casa fino a quando il vulcano non cesserà di gettare, diciamo, questa cenere, questa terra, ok? Leon, stai tranquillo, amore mio, non succede nulla, stai tranquillo. Speriamo che non arrivi un terremoto fortissimo. Mamma di, guarda che c'è qui. Guarda, guarda che c'è in macchina, guarda. Guarda che c'è qui. No, vabbè. Ragazzi. No, ragazzi. Cioè, la macchina è piena di sabbia, piena di cenere vulcanica. Allora, guarda il tetto. No, vabbè. Guarda il tetto, guarda. Ma tu qua hai pulito comunque. Allora, qui ho già pulito, ma da questa parte ancora è pieno di terra. Guarda qua, guarda. Mamma mia. Va bene, intanto andiamo, che hanno bisogno di noi. Andiamo, mamma di. Guarda qui nel cofano. Guarda. No, ragazzi, è veramente incredibile. È veramente incredibile, ragazzi. Anche qui, guarda. Mamma mia. Si può anche disegnare, visto? Sì. Dimmi. Vabbè, io metto anche la mia allora. Vabbè, comunque abbiamo finito di giocare, andiamo, sì, okay, io mi metto a giocare con te, ciao. Una,